Sono lieto, felicissimo, contento, gioioso di dire una parola sulla presentazione di questo importantissimo saggio storico sulla cattedrale di Lamezia Terme che il mio caro amico Massimo Iannicelli in questi giorni ha dato alle stampe per le sue stesse edizioni, perché lui è editore e nonché scrittore, nonché giornalista, lo conosciamo tutti, essendo direttore della famosa rivista locale Storie Città. Sono contento per un duplice aspetto di questo volume, perché parla della cattedrale, la nostra amata cattedrale di Lamezia Terme, una delle più belle della Calabria e del Sud Italia. Poi per me è motivo anche di vanto, di orgoglio, perché la cattedrale per me è la seconda casa. Ci sono nato. Ho vissuto nella cattedrale fin da quando ero un bambino con i pantaloncini corti, avevo 7 anni, quando mia mamma la prima volta mi portò in cattedrale. Quando tu nascevi io già facevo il chierichetto nella cattedrale all'epoca di Nicastro, sotto il vescovo Monsignor Paratucci, di cui l'ho ricordato proprio in questi giorni con un articolo sulla tua rivista. E che dire, un libro veramente che sarà gradito da tutti. Innanzitutto basta dire che ci sono due presentazioni dei vescovi di Lamezia Terme, dell'attuale pastore Monsignor Luigi Cantafora e del vescovo emerito Monsignor Rimedio, che sono rimasti per questo libro, hanno detto a me personalmente, molto contenti. Un volume che mancava nella storia locale gli anni. E poi sono contento perché è un libro che ha voluto premiare il signore Massimo, perché arriva anche e nasce in un momento molto molto particolare della sua vita. Un momento che veramente il signore ha voluto innalzare Massimo dalla polvere, facendolo strumento suo nelle sue mani, che addirittura da una grande prova, da una grande sofferenza, ecco cos'è nato. Un libro che parla della cattedrale, che parla dei luoghi della chiesa, che parla dei luoghi del Signore. E questo dobbiamo dare gloria a Dio per questo, diciamo così, grande miracolo che il Signore ha operato nel cuore di Massimo. Quindi un'opera che nasce veramente in un momento particolare della sua vita, dove, posso dirlo tranquillamente, ci è dedicato l'anima e il corpo alla stesura di questo volume. E quello che ci auguriamo adesso è che venga veramente acquistato e divulgato da tutti, almeno da quelli che siamo gli abitanti della Lamezia Terme, perché è un dono bellissimo da poter fare in qualsiasi ricorrenza. Innanzitutto ce lo possiamo fare noi stessi per un nostro arricchimento culturale, ecclesiale e spirituale, ma poi lo possiamo regalare come un dono, sicché dare i soliti cioccolatini a un esempio a una festa di compleanno, di ricorrenza. Un libro del genere sarà gradito da tutti, perché comunque tutti i lametini e tutto il comprensorio delle diocesi della Lamezia siamo tutti passati dalla cattedrale di Lamezia Terme. Auguri per questo libro che già affidiamo alla benedizione di Dio affinché possa essere fruttuoso anche per far avvicinare di più tanta tanta gente alla Chiesa, che è la casa del Signore.